Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento, e fammi ritornare agli occhi di chi ho amato. Quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Padre della notte, che le stelle fai brillare, tu che porti vento e sabbia dalle onde del mare, tu che accendi i nostri sogni e li mandi più lontano come barche nella notte che da terra salutiamo. E fammi ritornare tra le braccia di chi ho amato, quando è vana la speranza che resta nel mio cuore, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Dammi una pace limpida come un limpido amore. Padre della notte, ovunque il tuo mistero, dentro ogni secondo, come in ogni giorno intero. Tu che hai dato a noi la fede come agli uccelli il volo. Padre della terra, padre di ogni uomo. Sono qui oggi, abbiamo convocato questa conferenza stampa per dare visibilità e dare luce sia all'associazione ANFIS, che sta raccogliendo le firme nel territorio veneto a sostegno del riconoscimento delle malattie rare, quindi la sensibilità chimica multipla e da altri di cui dopo Andrea illustrerà la tipologia, e per presentare l'iniziativa a sostegno che la Fondazione Comunista Provinciale ha portato avanti e il disegno di legge che l'onorevole Daniele Sbrodini ha firmato per firmatari in Parlamento, perché per intraprendere il percorso che porterà al riconoscimento di questa tipologia di malattia come una malattia invalidante e quindi con tutti i benefici del caso per le persone che ne sono affette, che quindi vedranno riconosciuto il suo diritto di ammalati e il dovere del sistema sanitario nazionale di riconoscergli le cure. Quindi passo la parola ai convenuti. Oggi noi partiamo da un punto positivo, prima di tutto, che la Regione Veneto in fase di discussione di bilancio ha approvato due ordini del giorno del consigliere regionale Pettenò, che è il nostro consigliere regionale, su queste problematiche. E quindi poi in regione, diciamo, un punto in più è stato fatto. Adesso anche là, ne parlavamo ieri sera, stiamo costruendo le condizioni. È arrivato il giornale Vicenza. Allora, stavo dicendo che appunto partiamo da un punto positivo, che è quello che in regione comunque qualcosa rispetto al passato si è riuscito a produrre. Cioè che grazie all'iniziativa di mobilitazione dell'altra volta davanti al San Bortolo siamo riusciti a spingere in fase di discussione di bilancio, dove ci avevano abbocciato due emendamenti presentati sempre al consigliere nostro Pettenò, sono stati presentati due ordini del giorno e quelli sono riusciti a essere approvati, dove si impegna la Giunta, il Consiglio regionale, a promuovere delle iniziative anche dal punto di vista legislativo nei confronti del riconoscimento di queste malattie a livello regionale veneto. Ora, nelle prossime settimane stiamo con gli uffici vedendo un po' come costruire la cosa, Piero presenterà una proposta di legge regionale, l'iniziativa, appunto il disegno di una proposta di legge. Ecco, quindi continua il percorso, diciamo, a livello di mobilitazione sia sul territorio con la presenza fisica dando un sostegno all'associazione, sia da un punto di vista legislativo dove ci siamo, perché noi abbiamo il consigliere regionale, a fare iniziativa, e su questo stiamo trovando varie sponde. Insieme a noi è partita anche l'onorevole Daniela Sbrollini, che appunto adesso vi descriverà lei cosa sta facendo a livello parlamentare per dire che, e chiudo, per giovedì da qua,
noi stiamo costruendo le condizioni per una collaborazione su dei temi che speriamo si allarghi non solo a noi due o alle nostre forze politiche di riferimento, ma essendo una malattia che colpisce indistintamente a prescindere dal colore politico, noi auspichiamo che da questa nostra iniziativa possa maturare la collaborazione anche di altre forze politiche, di altri parlamentari, di altri consiglieri regionali, non che resti nell'alveo delle nostre iniziative, anche se pregevoli, anche se approvate, ma per dare più forza alla giusta battaglia che sta facendo l'associazione, noi chiediamo si allarghi lo spettro di soggettività politiche e di parlamentari o consiglieri regionali che, o partiti che appoggiano questa nostra iniziativa, che secondo noi non è di sinistra o di centro-sinistra, è un'iniziativa di buon senso. Dico tutto quello che ha detto Giuliano, per cui aggiungo quello che stiamo facendo noi in Parlamento e in modo particolare come Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, perché ci vede veramente interessati direttamente sul tema. Ho avuto la fortuna di incontrare loro, questa associazione, Andrea, Claudio, sono persone veramente che stanno facendo un lavoro enorme, perché prima di tutto manca anche la conoscenza dei cittadini, l'opinione pubblica di una malattia che tra virgolette nuova, ma in realtà non lo è, perché è da tanti anni che già si è manifestata proprio a causa dell'inquinamento ambientale, quindi purtroppo noi ogni giorno viviamo su un territorio malato, ma poi loro qui interverranno meglio di me. Quello che mi preme sottolineare è questo: io ho fatto una interrogazione tempo fa, grazie alla loro sollecitazione, per chiedere intanto che venga riaperto l'elenco delle malattie rare, l'elenco nazionale delle malattie rare. E da questo punto di vista ho incontrato il Ministro della Salute. C'è questo impegno a rivedere l'elenco, perché siamo anche in fase di revisione del patto per la salute, quindi si riaprirà anche il tavolo con le regioni, per cui possiamo, come diceva bene Giuliano prima, lavorare a più livelli, nazionale e regionale, in maniera assolutamente bipartisan, perché tutti siamo consapevoli della malattia che colpisce tutte le fasce sociali e anche purtroppo tutte le fasce di età, quindi dal bambino all'adulto. E il Ministro della Salute si è impegnato appunto a riaprire l'elenco delle malattie rare, che secondo me è un elenco che purtroppo, vista l'aumento continuo di malattie che non conosciamo e anche i tagli purtroppo continui alla ricerca, è un elenco che dovrà essere aperto secondo me ogni anno purtroppo, perché tante sono le situazioni di disagio che spesso le famiglie vivono in solitudine, perché non sanno a chi rivolgersi, non sanno, magari c'è il medico di base che non è in grado immediatamente di capire e guidare, no, il suo paziente nel veicolarlo subito dallo specialista giusto, per esempio l'endocrinologo, eccetera. E quindi insomma c'è tutto un percorso che va fatto dal medico di base fino a tutte le cure necessarie. Allora finisco con dire questo. Due mesi fa abbiamo approvato una nuova legge sulla celiachia, dando anche degli aiuti, dei sostegni economici. Per esempio, voi sapete, ci sono già delle strutture che vendono anche cibo specializzato per la celiachia. Ecco, anche da questo punto di vista è importante riconoscere la malattia, perché intanto verrebbe inserita nel Servizio Sanitario Nazionale. Secondo, si avrebbe un registro nazionale e anche regionale, quindi per censire quanti sono i malati nella nostra regione, per esempio. E terzo, aiutarli a trovare delle strutture dove comprare il cibo e avere magari anche dei sostegni, dei bonus, perché il loro cibo costa tantissimo, oltre ad essere difficile da trovare, costa anche tantissimo. Io sono andata in giro e ho visto, cioè, il triplo e forse anche di più di quello che costa un cibo normale, la pasta piuttosto che il cibo che utilizziamo, no, ogni giorno. Ecco, quindi c'è un lavoro che dobbiamo fare, e io vi ringrazio, perché se voi ci tenete alta l'attenzione anche dal punto di vista mediatico, possiamo aiutarvi
nella raccolta della petizione popolare che servirà a noi per accelerare, no, l'iter sia regionale che parlamentare della legge, e a sensibilizzare i cittadini e a capire che ci sono malattie di cui si parla poco e che invece necessitano di un aiuto, e anche a di nuovo riprendere in mano la questione della ricerca, perché anche qui bisognerà trovare un modo per aiutare queste persone a uscire dalla malattia. Stiamo sensibilizzando, infatti io e Andrea stiamo, quello che cerchiamo di fare è di portare conoscenza delle persone normali, questo è il problema, che non vogliamo sostituirci al medico. E poi stiamo interessando i medici, la politica e i media, perché senza uno di queste tre componenti la malattia non verrà mai riconosciuta. Servono qualche firma? Non c'è un limite, io pensiamo in 2 milioni di firme. Più sì. Siamo quasi. Quasi. No, voglio dire che non c'è un limite. Noi andiamo avanti e poi tra un po' incontreremo al governatore Zaia. Volevo dirvi che il 12 maggio, cioè sabato, è la giornata internazionale per tutte le patologie, comprese la CS. La fibromialgia, l'encefalomielite mialgica e l'MCS. Quindi ci saranno varie manifestazioni, sabato, Trieste, Torino, Roma, Firenze. Ma capire che la raccolta firme però è finalizzata appunto all'MCS, la questione è appunto la ricerca e il riconoscimento dell'MCS. E anche l'aiuto, cioè principalmente questi tipi di malattie, non essendo riconosciute, hanno dei grossi costi, l'assistenza e come lei parlava prima della geriatria per quanto riguarda i cibi, in questo caso tutte le visite, gli accertamenti eccetera comportano una spesa enorme. Noi diciamo che queste spese devono essere garantite il più possibile dal servizio sanitario, sia esso regionale che nazionale, quindi il riconoscimento serve ad aiutare queste persone che perdono il posto di lavoro, vengono in una situazione di difficoltà economica come questa, hanno un aggravante della propria condizione, perché appunto poi si fa presto a saltare e a trovarsi in una povertà disarmante in alcuni casi. Giuliano mi ha ricordato una cosa, scusata, che mi sono dimenticata. Da una parte il Ministro della Salute, dall'altro riferimento a cui mi sono rivolta il Ministro Fornero, perché appunto, come diceva Giuliano, poi queste persone spesso perdono il posto di lavoro, quindi noi dobbiamo anche aiutare loro a trovare altre forme di lavoro possibile. Per esempio, si parla tanto di telelavoro, ma poi nei fatti sappiamo che questo non viene mai utilizzato. Invece sarebbe un aiuto concreto, uno strumento innovativo, e farebbe anche risparmiare sui costi della logistica, del trasporto, eccetera, eccetera, e metterebbe da una parte il lavoratore nelle condizioni di lavorare con gli altri e l'azienda di avere anche dei risparmi. Quindi sono proposte, idee anche innovative, no? Perché è enormemente invalidante la malattia e quindi dovrebbe avere delle forme di tutela nei luoghi di lavoro che consenta alle persone di poterlo svolgere senza avere impedimenti. Qua c'è una ragazza che è affetta da MCS, che per fortuna oggi è una bella giornata. Oggi riesco ogni tanto a tenermi giù la mascherina, altrimenti dovrei sempre usarla ogni secondo. E niente, sono qui con tutti voi perché appunto voglio un aiuto e anche un'attenzione da parte vostra per gli MCS, comunque anche la fibromialgia, la stanchezza cronica e le sensibilità, perché siamo messi da parte. Siamo messi da parte soprattutto in Veneto, perché comunque a Roma stanno già facendo, in Lazio stanno già facendo qualcosa, anche in Emilia Romagna e in Toscana cominciano, e quindi io per andarmi a fare una visita, a chiedere un consiglio anche su loro, devo andare a Roma, spendere i miei soldi per il treno, che comunque è molto difficile per me, e devo anche scegliere il periodo. Per esempio da gennaio ho degli esami in mano, che mi sono arrivati dal Galles, e non riesco a farli vedere il mio medico perché devo andare di persona e non mi sento in grado di prendere il treno. Esatto. È assurdo anche quello, perché comunque la tecnologia c'è e per mandare via mail, e comunque servirebbe un medico almeno nel Veneto, non dico a Vicenza, però nel Veneto è più facile da raggiungere.
perché non è che tutti possono accompagnarmi in macchina a Roma. Sarebbe bello, ma difficile, devo prendere il treno e lì ci sono tutti i problemi, perché ovviamente devi prenotare anche il posto, ti capita la persona a fianco che è strapiena di profumo, comunque l'ambiente è chiuso, non, si riesce a respirare, non è bonificato, ci sono tutti gli apparecchi, il wifi per il computer nei treni e non si può stare, cioè è comunque difficile anche solo per andare a fare una visita, che sarebbe la cosa, insomma. E una cosa molto importante è anche che le persone ammalate di queste patologie non ancora riconosciute come malattie vengono tantissimo discriminate nei posti di lavoro, soprattutto dai datori di lavoro, perché vengono prese per pazze le persone. E non avendo un certificato in mano che dimostri la malattia, facciamo di tutto perché appunto vengono riconosciute, perché dare dei diritti nei posti di lavoro a questi lavoratori ammalati. Perché il medico di cui sto parlando non è solo un medico curante che cura questa patologia e ha un'etica, abbiamo visto, cioè deve andare la persona, sì, l'ammalato, tutti questi disagi per andare da lì. Cioè quando c'è la miopia della classe medica, persone che curano questa malattia. C'è una stima di quante sono le persone malate di NCS? NCS in Italia si parla di 10.000 malati. Dividiamo le regioni, abbiamo appunto che saranno un 30%, 40% nel Veneto, perché gli ammalati di MCS sono nelle... Sì, credo alla regione della popolazione. Tenete conto che gli ammalati di MCS sono sempre nelle aree più industrializzate. Quindi ci ricollega l'ultima cosa sulla vostra petizione, non è solo per l'MCS ma anche per le altre aree. Però vedete, anche qui c'è un discorso, lo dico da ambientalista convinto, se noi avessimo fatto in questi anni delle politiche di prevenzione, politiche ambientali, invece di continuare a costruire in questo modo selvaggio, senza rispetto dell'ambiente, sicuramente questa malattia avrebbe conosciuto una diffusione minore di quella che abbiamo oggi. Però siccome siamo sempre in tempo per intervenire, invece di dover poi bonificare dappertutto, come sto seguendo anche l'amianto, come sapete, quindi avete visto i costi che saranno elevatissimi, si poteva intervenire per tempo. Adesso abbiamo l'occasione per fare una riflessione anche su questo tema importante. Qui o ci diamo una regolata sulla nostra provincia, la nostra regione, che tipo di sistema di sviluppo sostenibile vogliamo portare avanti, altrimenti questa malattia diventerà una piaga sociale. Non sono una Cassandra, ma inevitabilmente, e avrà dei costi altissimi da tutti i punti di vista. Stiamo facendo già Verona oggi, domani Trieste, quindi ci vediamo. Perché se sono pochi rischiano di aumentare, appunto, non perché vogliamo portare sfortuna, ma appunto perché è un dato oggettivo, voglio dire. E sempre più bambini comunque sono colpiti, sempre di più. Ma scusate l'ignoranza, ma si nasce con questa malattia? No, si diventa. È un avvelenamento comunque che viene causato da queste sostanze chimiche, quindi potrebbe essere una delle cause anche il vaccino. Viene fatto da piccoli, come anche tante cose che ti... Sì, la causa scatenante praticamente non l'hanno ancora trovata. Non l'hanno ancora trovata. Abbiamo delle mutazioni genetiche che ancora non devono ancora capire come sia avvenuta questa mutazione. Urge capire prima di peggiorare la situazione attuale. E quindi noi, perché bisogna riaprire una stagione in cui impera l'antipolitica, il fatto che la politica prevede il futuro e cerca di evitare i danni, perché sennò c'è sempre una politica che corre ai ripari. Noi con questo atteggiamento, ci siamo io e Daniela che cerchiamo di avere rapporti il più possibile dal punto di vista politico, però è sempre difficile perché abbiamo due punti di vista diversi, però diamo il segnale, secondo me, soprattutto il governo, diamo il segnale secondo me di una buona politica. Per questo vogliamo dare come segnale. Devo scappare, però non lo so. Grazie mille, grazie. Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore.
la rabbia ed il tormento, e fammi ritornare agli occhi di chi ho amato. Quando è poca la speranza che resta nel mio cuore, padre della notte che le stelle fai brillare, tu che porti vento e sabbia dalle onde del mare, tu che accendi i nostri sogni e li mandi più lontano come barche nella notte che da terra salutiamo. Fammi ritornare tra le braccia di chi ho amato, quando è vana la speranza che resta nel mio cuore, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore, dammi una pace limpida come un limpido amore. Padre della notte, ovunque il tuo mistero, dentro ogni secondo, come in ogni giorno intero, tu che hai dato a noi la fede come agli uccelli il volo. Padre della terra, padre di ogni uomo, padre della notte, della musica e dei fiori, padre dell'arcobaleno, dei fulmini e dei tuoni, tu che ascolti i nostri cuori quando soli poi restiamo nel silenzio della notte, solo in te noi confidiamo.